Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo qui per spiegarvi la mia nuova squadra migliorata. Allora, iniziamo col dirvi che io in realtà non uso il 4-3-3 ma il 4-4-2 poi in campo, come vedete. Il 4-4-2 è 2, e quindi gli esterni sono un po' più avanzati, i centri sono visti un po' più arretrati, quindi Zielinski ed Eriksen sono una specie di CGC che fanno dei lanci. E guardate un pochino, ragazzi, guardiamo questa partita che mi è sembrata molto interessante, non per i tanti gol, ma per farvi capire un pochino il funzionamento della mia squadra, perché è quella che secondo me si dimostra, diciamo, come la mia squadra, cioè come funziona, come tutti gli inserimenti, tutte le cose, tutti i filtranti. Così intanto qua Craft Hakimi al centro per Mkhitaryan, ma non ci arriva. Ora riparte subito la squadra avversaria. Gundogan, Lewandowski. Di nuovo per Pogba, attenzione. Pogba tenta il dribbling su Romero, però non ci riesce. Ora ripartiamo. Palacio, c'è Chiesa, attenzione, che se ne può andare in velocità su tutta fascia. Questo è il Chiesa, quello tozzo, attenzione. Chiesa tenta il dribbling su Virgil van Dijk lo blocca. Gundogan, attenzione, tenta il dribbling, Romero lo ferma, però lo prova a risuperare, attenzione Lewandowski, e da solo era in fuori gioco per fortuna. Koulibaly, Dalot, a Craft Hakimi, sbagliato il passaggio di Dalot, Coman, però la riprende Coman di nuovo. Attenzione, Coman, Mendy, bellissimo il passaggio per Pogba di Mendy, Coman, niente da fare per Coman, era fuori gioco. Dalot per Hakimi si libera di Coman ma deve andare verso il centrocampo. Dalot che spinge, Dalot prova il dribbling su Mendy, non riesce, anche se Dalot comunque gli ha potenziato la velocità, però comunque non è troppissimo ancora. Attenzione, ancora non è troppo, non è tanto. Attenzione, Coman viene fermata Koulibaly con un grande intercetto. Ora Dalot che spinge, attenzione, sbaglia qui, Mendy la riprende, Kanté, il regio bravissimo per su e la passa a Pogba, la riprende Koulibaly di fisico, però la passa a Dalot, sbaglia, attenzione, il Sancho viene fermato a Robin Gosens e poi riperde la palla Sancho. Lewandowski viene fermato a Romero, ma comunque era fuori gioco. Donnarumma, Romero, Eriksen, Mkhitaryan, attenzione, se ne va, attenzione, lì la passa da Craft Hakimi, che praticamente uno contro il portiere, deve solo andare in campo, che è aperto, la parata del portiere, questo molto bravo. Eriksen, attenzione, al centro c'è Palacio, niente da fare, non la prende Lewandowski, che se ne va, come l'Inter. Chiesa, attenzione, Eriksen ad Hakimi, Mendy lo blocca, Mendy, Varane, Mkhitaryan la riesce a prendere grazie alla sua grande velocità. Mkhitaryan la passa a Palacio, rigore, Mendy qua fa un fallaccio su Palacio, questo era probabile gol, è giallo anche per Mendy. Su cui è punizione o rigore? È punizione, mi dispiace per la squadra, per la mia squadra. Attenzione, Eriksen può andare a battere, fa la maledetta probabilmente, esce di pochissimo, di veramente poco, e comunque si è visto come la palla ha girato molto bene. Mkhitaryan lo sta per appendere, però riesce il portiere, non lancia in faccia Mkhitaryan, quindi la squadra sta salendo molto bene, però Mendy era in fuori gioco. Dalot a Craft Hakimi, gliela passa Mkhitaryan, attenzione Mkhitaryan, Hakimi contro Mendy, Hakimi può tentare uno contro uno ma non lo tenta. Attenzione, Hakimi per Palacio, che tira una bomba ma la paratona del portiere. Eriksen al centro, c'è Gosens. Comunque ragazzi, se non avete capito, ma cerchiamo sempre di mantenere il possesso e in difesa di molto ripiegare comunque. Attenzione, comunque recupero palla di Chiesa che poi la passa a Koulibaly, Van Dijk la prende, Kanté, i centrocampisti invece comunque fanno filtranti e recuperano.
Cioè, comunque fanno delle buone partite a livello di passaggi, fanno veramente tanti passaggi. Attenzione però, Gundogan, Lewandowski lo fermano Koulibaly, Gosens mi pare quello che era, per Palacio, ma poi Chiesa non riesce a tenerla contro Davis. Attenzione Chiesa che recupera, Chiesa se ne può andare, viene fermato da Kanté, bravissimo Davis, si dribbla Palacio, Pogba. Quindi su quella faccia sta facendo una buonissima partita. Attenzione, Pogba contro Romero, Lewandowski, arriva anche Pogba. Pogba che era in fuorigioco, ragazzi, ho detto Pogba. Zielinski, Dalot, Zielinski di nuovo, Mkhitaryan. Attenzione, a Kraft Hakimi. Attenzione, quante volte che se ne frega, e gol Palacio, che gol sull'angolino proprio, vicino all'angolino praticamente, sotto il 7. Sancho, questo non lo ferma Sancho, se ne va in velocità contro Romero sul secondo palo e Dalot lo ferma. Attenzione Eriksen. Mkhitaryan, ora la squadra sembra veramente essere dopo il gol, essere completamente cambiata. Ragazzi, qua c'era bisogno di un taglio, ma voglio fare un pochino meno taglioso. Vabbè, Gundogan, niente da fare. Dalot, sbaglia il passaggio per Coman, questo qui potrebbe essere l'ultima azione. Attenzione, Kanté. Attenzione, di nuovo Kanté. No, ragazzi, no, vabbè, la parità. Molto bravo qua Kanté a fare il gol. Vabbè, credo la partita finisce qui, tranne se Mkhitaryan riesce a dribblarsi, non credo. Ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo nel prossimo video. Spero che la mia squadra vi sia piaciuta e anche la partita. Ciao!